Buongiorno e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone, dopo il focus che abbiamo già fatto sul Vietnam, sul Brasile, sul Regno Unito e sulla Cina, oggi continuiamo in questo percorso di esplorare, grazie sempre a testimoni privilegiati come quello di questa sera che dopo vi andrò a presentare, esploriamo quindi paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare una grande opportunità per la ripresa delle nostre piccole e medie industrie, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Kuwait, un emirato del Golfo dotato di una popolazione di oltre 4.400.000 abitanti, che per oltre due terzi è costituita da stranieri. Questo paese gode di un elevato reddito pro capite e la fonte primaria della ricchezza dell'emirato è sicuramente l'esportazione di greggio, tanto che il petrolio rappresenta oltre la metà del PIL del Kuwait, tra l'80 e il 90% delle esportazioni, ma soprattutto il 92% delle entrate governative. I principali settori economici, pensiamo a industrie, trasporti e servizi, sono gestiti da società statali che occupano ben il 77% della forza lavoro locale, mentre nel settore privato questa percentuale si inverte completamente a favore dei lavoratori stranieri che hanno un ruolo numericamente dominante, perché abbiamo oltre l'80% degli addetti nei settori non pubblici che sono stranieri. Oggi ospite di Ok Italia Parliamone, con grande piacere abbiamo per parlare delle opportunità per le nostre imprese in Kuwait l'ambasciatore italiano Carlo Baldocci. Buongiorno Baldocci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Baldocci, l'attuale congiuntura internazionale con il conseguente indebolimento significativo dei dati economici nazionali causa appunto pandemia Covid-19, ma anche il crollo del prezzo del petrolio, ha provocato problematiche che non sono indifferenti in tutti i paesi del Golfo. Tutti gli stati della regione stanno ragionando su come poter ripartire i costi di un anno così difficile e soprattutto come affrontare un deficit inatteso e particolarmente elevato. In quale modo, durante questa emergenza legata alla pandemia Covid-19, il governo del Kuwait ha affrontato l'emergenza, ma soprattutto come ha supportato il sistema imprenditoriale? Sì, dunque direi soprattutto importante fare una premessa. La crisi in Kuwait in questo momento, così come nel resto della regione, è una crisi duale. Crisi duale perché è una crisi da Covid-19, evidentemente, ed è una crisi anche legata al crollo del prezzo del petrolio. La seconda è innestata evidentemente nella prima, perché in parte è causata dalla prima. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che l'anno 2020 per il Kuwait sarà un anno molto complicato, lo sarà per tutti i paesi della regione. Oltre alla gestione di un'emergenza che qui è ancora abbastanza lontana dall'essersi esaurita, nel senso che il Kuwait sta ancora in una fase, diciamo, di coprifuoco parziale e ci vorranno ancora molte settimane prima che si torni alla normalità, e sono già 12 settimane che si sta in vari stadi di coprifuoco parziale, poi totale, poi di nuovo parziale e così via. Tutto ovviamente molto ben bilanciato e organizzato dal governo, ma indubbiamente tutto questo condiziona in maniera significativa le attività imprenditoriali e le attività economiche e finanziarie del paese. Il Kuwait prevede quest'anno un deficit di 40 miliardi di dollari. Sono delle cifre che cominciano a essere molto alte e che riportano addirittura il pensiero agli anni subito dopo la guerra del Golfo. Il 40% è praticamente il 40% del GDP kuwaitiano, quindi una cifra sicuramente molto, molto rilevante. Il Kuwait sta facendo fronte in tutti i modi, ha già attivato delle linee di credito speciale per immettere liquidità alle imprese, sta fornendo garanzie, sta concedendo dei loans e sta rinviando i pagamenti per le imprese. Il settore, diciamo, non oil sta in questo momento perdendo significativamente. Si prevede che sull'anno vada a perdere intorno al 5%. È un settore rilevante in questo paese, non è il settore più rilevante. Ci sono altri paesi, altri emirati del Golfo, che ovviamente hanno
come elemento centrale la diversificazione. Parlo per esempio di Dubai nell'ambito degli Emirati Arabi Uniti, evidentemente, dove il tema è turismo, trasporto e tutto quello che è legato a questi fenomeni. Quindi il Kuwait sta reagendo in maniera significativa e molto attenta, oltre che ovviamente preoccupata, a una crisi importante. La crisi è anche petrolifera, come sappiamo, il prezzo del barile è crollato tra il 65 e il 70% da febbraio, sono dei dati che non si vedevano da decenni, e questo è un grosso problema anche per un paese come Kuwait, che ha dei costi di produzione molto bassi, perché sono tra i 5 e i 7 dollari al barile, e chiaramente avrà anche questo delle conseguenze abbastanza significative, su questo non c'è dubbio. Ecco, mi fermerei qui su questo primo, poi magari riprendiamo. Sì, ecco, ci diceva prima che siamo ancora in Kuwait in una fase in cui la pandemia non è ancora passata, quindi oggi ci sono ancora delle restrizioni nel paese? Sì, il paese ha passato, diciamo, una fase di coprifuoco totale che si è conclusa il 30 di maggio di 20 giorni, dopo un periodo abbastanza significativo di diciamo lockdown parziale, e adesso si è dato un piano in 5 fasi di lockdown ulteriori e sempre più leggeri, che dovrebbero portare addirittura a inizio settembre solamente a una ripresa completa. Ora siamo nella prima fase, per intenderci, del lockdown. È una fase in cui sono ancora chiusi i servizi pubblici essenziali e anche i lavori privati, e il 20 giugno incomincerà una leggera riapertura di un 20% di queste attività, e gradualmente così via, 35%, 45%, fino ad arrivare al mese di settembre, quando, al netto di qualunque peggioramento o miglioramento auspicabile più rapido, le cose dovrebbero ripartire in maniera più sostanziale. In tutto questo, chiaramente le autorità kuwaitiane prevedono un grosso calo di quello che è la crescita del paese nel primo semestre del 2020, e ancora cercano di stimare un possibile effetto rimbalzo nel secondo semestre dello stesso anno, di quest'anno. Chiaramente più ci si allunga nei tempi di ripresa, di uscita dal lockdown, più questi tempi di ripresa slittano, ed è immaginabile che l'effetto rimbalzo, se ci sarà, sarà un effetto sul 2021 essenzialmente. Questo poi è un dato prevalentemente internazionale, ecco, non credo che sia un tema soltanto kuwaitiano, no, o del golfo, ma lo è sicuramente anche del golfo. E questo è vero. Guardi, assolutamente. Dolci, per l'Italia il Kuwait rappresenta il 20% del nostro surplus commerciale nel Golfo, per questo diventa quanto mai importante mettere veramente a sistema tutti i nostri sforzi per rafforzare la presenza della nostra imprenditoria in questo mercato, che ha potenzialità ancora fortemente inespresse, che si riorganizzeranno adesso intorno ovviamente agli sforzi per la ripresa. Lei lo diceva anche prima, che il Kuwait stava già ragionando sul come poter diversificare, come hanno già fatto altri paesi del Golfo. Tant'è che nello stesso 2017 il Kuwait ha varato un ambizioso piano pluriennale economico, la sua Vision 2035, che prevede prevede proprio un nuovo Kuwait veda la luce entro il 2035, come risultato dell'implementazione di tutta una serie di obiettivi di medio termine e programmi strategici. Io vorrei sapere da lei quali vantaggi, ecco, ricordiamo che lei è ambasciatore in Kuwait dal settembre dello scorso anno, del 2019, quindi da poco tempo, ma comunque è un grande conoscitore ovviamente di tutti questi mercati stranieri, essendo stato anche poi consigliere diplomatico per 10 anni consecutivi, ricordo, al Ministero dell'Economia, nonostante i ministri che si sono succeduti, lei è stato consigliere diplomatico fra i tanti incarichi che ovviamente ha ricoperto. Ecco, vorrei capire da lei quali vantaggi ci possono essere nel fare impresa oggi in Kuwait, soprattutto in visione del piano strategico che hanno messo in campo, quali saranno gli scenari di investimento che si stanno delineando e soprattutto quali sono le opportunità per il nostro Made in Italy.
Dunque, la Vision 2035 del Kuwait è un piano molto articolato e importante per questo paese. Ha avuto un avvio sicuramente accelerato intorno al 2018, inizio 2019, si è un po' rallentato nella sua evoluzione nel corso del 2019 e poi adesso, anche alla luce dell'emergenza Covid e di quello che ne saranno le conseguenze, sta riprendendo quota ed è al centro della discussione. Voglio solo ricordare che l'emiro del Kuwait in un recente intervento ha ricordato come la necessità di diversificare la produzione kuwaitiana, le capacità di entrare sui mercati internazionali, di far entrare i mercati internazionali in Kuwait, sia parte significativa di questo disegno, e come lo stesso primo ministro abbia declinato nuovamente proprio qualche giorno fa questa visione come quella corretta e che diventerà lo stimolo per implementare tutta una serie di misure che sono sicuramente molto importanti per far partire Kuwait e che consentiranno a un paese amico del Kuwait, tradizionalmente presente nell'economia kuwaitiana come l'Italia, di svolgere un ruolo importante. Ecco, mi lasci dire che l'Italia ha una presenza in Kuwait rilevante. Negli ultimi anni, andando gradualmente in crescita, abbiamo sempre registrato un export intorno al miliardo di euro verso questo paese. Come giustamente ricordava lei, il 20% del surplus italiano nel Golfo è fatto in Kuwait. I primi mesi del 2020, per quello che può contare, erano partiti in maniera straordinariamente positiva, con un più 30% rispetto all'anno precedente. È evidente che i nuovi dati porteranno la cifra del Covid-19 e non saranno attendibili e paragonabili rispetto a quelle che sono le nostre aspettative. Ma c'è sicuramente ci sono grandi possibilità per le nostre imprese di venire qui. Il mercato è estremamente interessato e positivo. Mi lasci aggiungere che in Kuwait c'è un'innata simpatia e interesse per tutto quello che viene dal nostro paese, per tutto quello che parla italiano. Questa è una cosa che si può constatare e si tocca con mano venendo qui e incominciando ad articolare la relazione con degli interlocutori che è bene conoscere prima di entrare nel taglio diciamo dell'operatività di rapporti che possono poi svilupparsi e portare a risultati positivi. Volevo aggiungere anche che le grosse commesse che erano previste sul 2020, evidentemente non è un tema kuwaitiano, è un tema generale, ovviamente del Golfo, ma anche di altre aree, slittano tutte per il 2021, sul 2021 è tutto congelato, tranne quelle che sono proprio in emergenza per motivi appunto di urgenza particolare, ma sarà questo il momento per venire a farsi conoscere, per venire a presentare le varie opportunità in settori di cui, se vuole, poi discuteremo, sì. e perché di spazio ce n'è veramente molto. Molto bene. Baldocci, come ambasciata, in che modo avete affrontato ed avete reagito a questa pandemia, in questo momento che ancora state vivendo? E se e cosa avete imparato da quanto successo? Dunque, è una vicenda obiettivamente complessa che ti rende necessario ristrutturare completamente un'attività in tanti settori. Evidentemente l'ambasciata in Kuwait, come tutte le ambasciate italiane nel mondo, si sono molto concentrate sull'attività di sostegno, di aiuto, di vicinanza ai connazionali in tutte quelle che potevano essere le loro esigenze, rientro urgente in Italia, problematiche in Kuwait come in altri paesi diretti dove si trovano, legate allo stesso Covid e quant'altro. E questo sicuramente ha concentrato parte delle nostre risorse e continua a concentrarle tutt'oggi in maniera abbastanza significativa. Stiamo ovviamente anche cercando, e questa devo dire è un'opportunità importante che paradossalmente va colta da questa crisi, di aggiornare l'ambasciata, così come fanno i miei colleghi in tante parti del mondo, a quelle che sono le attività più di collegamento anche legate all'informatica, al webinar, tutto quello che è in remoto,
è in questo momento molto necessario, è importante, è una fase in cui tante cose si possono fare in contatto direttamente dall'Italia con il Kuwait in remoto, e su questo l'ambasciata sta organizzando una serie di webinar e di incontri tematici tra imprenditori italiani e imprenditori kuwaitiani nei settori, nelle aree e in quelle che sono le specificità che riteniamo più importanti. Ecco, noi pensiamo che questo sia il momento di presentarsi in Kuwait con un'offerta organica, strutturata, paese verso paese. Quindi ci deve essere un elemento, ovviamente governo verso governo, questo è evidente e non mancherà, anche perché poi l'Italia condivide con il Kuwait tante attività, iniziative dal campo della stabilità, della sicurezza regionale e quant'altro. Ma c'è tutta la tematica in cui bisogna presentarsi coesi del B2B, del rapporto tra il business italiano e quello kuwaitiano, il rapporto che io chiamo people to people, che in realtà è il rapporto culturale su cui c'è una grandissima domanda di Italia in questo paese sotto tutti i versanti, dalla lingua all'interesse per andare a studiare in Italia, sono tutti elementi di una visione organica che va presentata in maniera strutturata in questo paese e che credo ci possa contribuire a farci crescere in maniera significativa. Molto bene. Un'altra domanda che volevo farle: in che modo l'ambasciata, in condizioni normali, ora non pensiamo a questo momento di particolare crisi legata al Covid, in che modo l'ambasciata fornisce regolarmente assistenza a quanti imprenditori italiani vogliono cogliere le opportunità di business in Kuwait? Come potete aiutarli? Noi abbiamo un ufficio commerciale ben strutturato che riceve quotidianamente richieste di nostre imprese interessate a conoscere interlocutori, a interfacciarsi con potenziali clienti che possono in qualche modo aiutarli a inserirsi in questo mercato. In questo mercato per inserirsi c'è bisogno di un partner, e quindi il dialogo a distanza d'inizio e poi ovviamente venendo qui sul terreno e giocandosi qua tutte quante le proprie carte è sicuramente fondamentale. L'ambasciata segue, direi quotidianamente, anche ora in questo momento di crisi, magari su tematiche più specifiche legate a dei rallentamenti che possono avvenire sulle esportazioni o su alcuni aspetti particolari, però continua a seguire le nostre imprese giorno per giorno grande attenzione e con grande capillarità. Molto bene. Baldocci, ultima domanda che voglio farle, e serve un pochino per far venire i nostri imprenditori con la giusta attenzione. Esistono delle, chiamiamole, regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato del Golfo deve rispettare per evitare poi delle amare sorprese? Sì, cioè, diciamo, la regola d'oro è una fondamentalmente, è quella di creare un rapporto il più possibile di fiducia con l'interlocutore prima ancora di entrare veramente nella fase di sviluppo di un'operazione. Questo non è un paese mordi e fuggi, ammesso che ne esistano ancora. Qui, per tutta una serie di ragioni, è necessario presentarsi, raccontare se stessi, capire in che modo il sistema Italia, farsi conoscere, spiegare in che modo il sistema Italia ti può supportare e perché ti supporta, quanto è serio il tuo interessamento. Ovviamente devi anche te riscontrare quelli che sono gli elementi di serietà del tuo interlocutore. In questo l'ambasciata è un interlocutore tradizionalmente privilegiato delle nostre imprese per cercare di definire quanto effettivamente valga la pena esporsi su una determinata operazione, quanto non sia consigliabile, quanto sia più opportuno approfondire alcuni canali, che siano pubblici, che siano privati, per avere un quadro generale d'insieme del contesto e poi più specifico magari su una singola operazione. Ma quindi il tema fondamentale è una conoscenza capillare di quello che deve diventare il proprio interlocutore e di quello che si sta offrendo all'interlocutore con cui si vuole entrare in business. Da parte kuwaitiana si troverà un interlocutore normalmente
ben qualificato, ben introdotto, serio, interessato al nostro paese, perché l'interesse per l'Italia è molto forte. Ovviamente a quel punto sarà importante chiaramente capire quali sono gli elementi che facciano preferire la scelta italiana rispetto alla scelta di un altro potenziale paese, interlocutore. E quello, quello sicuramente è un tema significativo, è un tema su cui però mi sento di ribadire, di confermarle che obiettivamente l'Italia è molto ben piazzata, perché è un paese amato in Kuwait, rispettato, per cui c'è un grandissimo interesse. Le dico, ecco, lei menzionava, io sono arrivato qui a settembre, le posso assicurare che nel vortice di incontri e di visite e quant'altro nei primi mesi, che è abbastanza tipico, sì, ho trovato sempre interlocutori preparati sul mio paese, sul nostro paese, pronti a scambiare se possibile qualche parola in italiano per cercare di far capire che volevano sapere di vera più verso il paese, chiaro, assolutamente, chiaro. Assolutamente. Benissimo, Baldocci, io la ringrazio di questa sua testimonianza, che penso che possa essere veramente importante per tutti i nostri connazionali imprenditori che vogliano veramente esplorare queste terre, magari soltanto raccontate da altri. Oggi lei ha dipinto un quadro assolutamente chiaro, sicuramente l'ambasciata, come anche le altre organizzazioni nazionali che operano per l'internazionalizzazione, sarà al fianco dei nostri imprenditori per far diventare il nostro Made in Italy, la nostra produzione italiana, sempre più eccellenza nel mondo. Grazie ancora per la sua testimonianza, Baldocci. Grazie a lei, buongiorno. Arrivederci a tutti.